Umano come ragazzo? Sì. Ma è un ragazzo. Cioè, come ragazzo puoi anche, dal punto di vista. Sì, ma un ragazzo pulito, un ragazzo sincero e che, ma anche a livello calcistico, nessuno gli ha regalato mai niente. E mi sono sempre conquistato tutto da solo, come credo abbia fatto anche Demetrio, come abbiano fatto i miei compagni, quelli più grandi. Però ho voglia di fare, ho voglia di lavorare, ho voglia di mettermi in gioco, se no non venivo via da casa mia, che era Livorno, e era già 6 anni che ero lì. Ti ho chiesto questo perché io non ti conoscevo. Sì. Il direttore, quando ti ha preso, mi ha detto, è un giocatore di grande personalità, è un leader dal punto di vista. Speriamo tecnico, di essere. Dal punto di vista tecnico ci darà molto anche lo spogliatore, sì. Quindi è per questo che. Sì, vero. Magari perché ho vissuto in 6 anni di Livorno degli spogliatoi importanti. Già da quando sono arrivato a 21 anni erano tutti ragazzi che erano scesi dalla Serie A, era l'anno della retrocessione, quindi era tutta gente d'esperienza, e gli Emerson, i Mazzoni, i Belinghieri, i Lusci, sicuramente mi hanno trasmesso qualcosa che spero di poter trasmettere a questi ragazzi che sono sulla buona strada, perché come ha detto già Demetrio, è un gruppo giovane, ma è un gruppo che ha voglia di fare, è un gruppo che segue il mister, come abbiamo visto anche domenica, a parte che non è non va in seconda cosa il risultato, però abbiamo visto che la prestazione c'è stata, purtroppo non il risultato alla fine. Scusa, cosa provi a esordire in una maniera del genere? Cosa provi? A esordire in una sconfitta, vuoi dire? Esatto, non una sconfitta ci può stare, ma una sconfitta. Sì, esatto. No, poi tutto sommato anche un po' sul. Prendere 4 gol, dici. Girano le scatole, e non poco, ma non perché ho esordito abbiamo preso 4 gol, perché perdere così fa male, perché per come abbiamo giocato, per come alla fine dici non ce lo meritavamo di perdere, però se hai perso qualcosa certamente da aggiustare c'è. Ecco, a proposito, cosa c'è da aggiustare? Quindi io sono Marco Rossi della Romagna. Troppi gol subiti, siete insomma, mi sembra 8 gol incassati, la seconda peggior difesa insieme ad altre squadre, ha fatto peggio su di Perugia. Dopo 3 partite. Quindi qual è il consiglio? 4 partite. Ma sicuramente bisogna lavorare col mister, anche visto che il mister è stato un grande difensore e ci aiuterà sicuramente. Il fatto, non so, abbiamo preso su 4 gol domenica, abbiamo preso 2 su calcio piazzato. Sicuramente era già un tema che quando sono arrivato ne parlavamo negli spogliatoi, che di stare attenti, vedremo di lavorare, sicuramente da oggi in poi vedremo cosa abbiamo fatto domenica insieme al mister, insieme al video, come siamo abituati, e cercare di non ripetere più questi errori, magari anche e soprattutto sul calcio piazzato, che domenica siamo andati sotto senza magari subire nemmeno un tiro, eravamo sotto di 1-0, 1-1, 2-1, 2-2. Ecco, a proposito di calci piazzati, siete schierati con questo Castello, con l'altro giocatore, c'è qua. Ti chiedo, visto dall'alto mi sembra molto schiacciato sul portiere, quindi troppo dentro l'area piccola, però è una questione di posizionamento o di atteggiamento? Cioè, no, è come l'abbiamo preparata col mister, era così. Era... No, dico prendere 2 gol su calci piazzati, cioè è più una questione che sono stati bravi loro magari a... Ma senti, io a Livorno... 2 anni fa in Serie B facevamo marcatura uomo e ogni domenica prendevamo gol sul calcio piazzato. Siamo passati a questa difesa qui, così come facciamo qua, e non abbiamo più preso gol. Magari ora passiamo a uomo e non prendiamo più gol. Non è una regola. Allora, perché forse mi sono spiegato male io. Non è tanto la difesa zona, perché uno può difendere la zona uomo, cioè. Era, mi sembrava una difesa molto troppo schiacciata su dentro l'area piccola. Allora, sul primo gol la palla schizza fuori e non ci arrivate mai all'altezza del secondo palo. Bisogna attaccarla quella palla, non deve arrivare bassa così dentro l'area. È quello. Cioè, e sul primo gol? Bisogna attaccarla prima.
Certo, quando è in area bisogna attaccare la palla. Ma questa è la zona, non è che lo dico io, dice il mister, sì, questa però, è la zona. È caduta anche in un modo un po' particolare, questa è stata anche la deviazione di mano, volendo, che fa schizzare la palla sì, là. Sì, però sì. Lì non ci arrivate. Sì, però lì non ci arrivate. Bisogna arrivarci sì. Prima, sulla traiettoria. Ok, però se una squadra vede che siete posizionati così, magari mette sempre l'uomo in quel punto lì, poi... Se arriva diretta ci arriviamo. Se arriva così sul tocco così è più difficile. Però tu dici bisognava aggredirla meglio. Certo, è così. Cioè la zona è quella, la palla la devi aggredire in avanti, in aria, andarla a prendere. La zona. Sì, sì. No, cioè su quella palla lì tu dici. Sì. Io ho visto la partita contro il Perugia, c'era tra Collocco e Petterman che erano in quella posizione, avevano preso quasi tutte loro, mi sembra. Sì. Era presa su 8 corner, era presa 5 Collocco. Quindi. Poi ora bisognerà rivederla meglio insieme al mister, non lo so, però di solito la zona vai a aggredire la palla in avanti.